Oggi è uscito finalmente un trailer con data della serie animata su Cuphead. Tanto sembra fatta apposta, sembra l'abbia chiamata. Bene, lo voglio vedere. Dura 2 minuti, non ho visto nulla per aspettare la live. Quindi adesso lo vediamo. Analisi di una pubblicità, ragazzi. Tocca anche a me stavolta. Eccoci qua, già godo. Mamma mia. Mamma mia, che meraviglia. Queste sono le 3 isole insieme. Questa è l'isola iniziale, dove parti. E poi qui la prima isola, la seconda isola e la terza isola. Tra l'altro col drago. Calamaria, il bastardo, Bruto, che bello già, mamma mia ragazzi, che meraviglia. Là, addirittura ci sono delle... la Madonna, ma hanno creato anche i diorama? Ci hanno fatto tecnica mista? Set vero più animazione 2D? No, raga, ma dai, ma di che cazzo stiamo parlando? Hanno fatto come lo sfondo dei Jin e del drago, non mi viene in mente il nome. Dai, che bravi che sono stati, bravi, bravissimi. Tra l'altro credo che anche tutti gli alberi intorno siano 3D. Mugsy, what we need is a little fun and adventure. Con Evil. Cuphead, I'm not so sure. You know what I'm doing? I'm not so sure. I double down! Bello anche l'accento che hanno. Che accento è, ragazzi? Ed è un accento del sud? Non lo so. Comunque è fatto come corti di Topolino. Ed è una cosa molto intelligente, come corti di Topolino diretti del Kansas, texano, giapponese, toscano. Vabbè, già smetto di leggervi. Comunque è interessante perché hanno fatto la cosa più saggia che bisognava fare, ovvero ispirarsi alla cosa 2D più in linea con i corti di Topolino antichi, quelli degli anni 20-30, che però hanno un pizzico di modernità e possono incontrare il gusto del pubblico di adesso, e quindi i corti di Topolino di Rudish. E quindi, bravi, perché era la cosa più saggia da fare, secondo me, questa qui. Tra l'altro, apprezzo molto l'effetto ombra sullo sfondo, che riproduce un po' l'effetto che avevamo con i cartoni in acetato dei tempi, anche perché non credo sia fatto con gli acetati questo, credo, presumo. Sono pazzi completamente quelli di Netflix. What does that even mean? Let me introduce you to some friends of mine. Madonna, addirittura citano la Skeleton Dance delle Silly Symphonies. No, raga, però queste cose non me le potete fare, eh. Queste robe qui veramente mi fate male. Mi fate male. Mi state facendo. Mi state uccidendo. Madonna, anche The Skeleton Dance. Veramente, veramente. Let me introduce you to some friends of mine. Mica, ma ci sono anche le musiche originali? I love it when they run. Roll the dice. It's time for... Il tizio che ti dice quante volte sei morto! I hate those cops. You guys want an evening you'll never forget? You two are nothing but trouble. We love trouble. We do? Well, if you're looking for fun! Yes, we're looking for fun. In a land of easy TV. Oh, shut up! Poor chess. Mugsy, what we need is a little fun and adventure. Con Evil. Cuphead, I'm not so sure. You know what I do when I'm not so sure? I double down!
What does that even mean? Wow! Let me introduce you to some friends of mine. When they rap. Roll the dice! It's time for a double down! I hate those cups. You guys want an evening you'll never forget? You two are nothing but trouble. We love trouble! We do? Well, if you're looking for fun! Yes, we're looking for fun! In a heavy-heavy-heavy! We've got the heavy-heavy! It's Mr. Fred on the call! Welcome to the Cuphead! Welcome to the Cuphead! Welcome to the Cuphead Show! Allora, quando esce... Fra un mese esatto. Allora ragazzi, con calma, queste robe intontiscono parecchio, sono le cose che vi fanno intontire di più. Allora, innanzitutto mi piace che abbiano reinterpretato la storia del gioco, perché la storia del gioco non era una vera e propria storia. Cioè, devi portare i contratti al diavolo e per salvare la tua anima, punto. Quindi era difficile fare uno show, comunque una serie, perché sembra una serie, insomma, comunque sembra una serie che tra l'altro non è episodica, ma comunque ha una storia orizzontale. Era saggio fare una storia totalmente nuova che si ispira parzialmente prende la base, quello stralcio che hanno fatto, che hanno creato i Moldenhauer, per creare qualcosa effettivamente di nuovo. No, niente, J-Taz, sono le mie impressioni e quello che mi aspetto da questa... non sto teorizzando, è quello che sta mostrando il trailer. Quello che mi piace è la tecnica, ripeto, l'idea di ispirarsi alle ultime incarnazioni dell'animazione 2D, che si ispira comunque a un tipo di animazione ormai morta, cioè l'animazione con... quasi morta, dai. Ovvero l'animazione Rubber Hose degli anni 20 e 30 che facevano i Fleischer e Disney Iwerks insieme, è la cosa più saggia. Cioè, guardiamo cosa abbiamo che si ispira alla Rubber Hose di quegli anni, di quel ventennio. Perfetto, abbiamo Rudish con i suoi corti Topolino, abbiamo i Looney Tunes, i nuovi Looney Tunes, e pochissime altre esempi. Forse Chip e Chop, anche lì si cercava di andare a ispirarsi a quella roba lì. Prendiamo Rudish e facciamolo nostro, perché Cuphead e Magman sono i personaggi perfetti, e il loro show chiaramente è lo show perfetto per continuare a proporre quel linguaggio. Poi ci sono i boss che abbiamo imparato ad amare e ad odiare nel gioco, più roba nuova. Ho visto roba nuova, per esempio quel polpone, io non credo di averlo mai visto. Questi occhi qui tra l'altro sono gli occhi che vediamo sul muro nel livello run and gun del circo, quello, beh, all'interno dove ci sono le occhette e le macchinine. Ci sono cose totalmente nuove, c'è il diavolo che è fantastico, che hanno rielaborato un po' il diavolone finale che era gigantesco, qui sembra molto più piccolino e striminzito. King Dice è sempre King Dice, non c'è verso, c'è sempre un fucking... Poi è bello che hanno fatto interagire ovviamente creature, mostri, cioè addirittura c'è il figlioletto di lui, c'è, che non si è mai visto. Sono tutte cose molto molto fighe, molto... Chissà se hanno inventato queste robe dal nulla o se effettivamente si sono ispirate a delle bozzette, a degli scarti dei Moldenhauer. Questa cosa qui vorrei tanto chiedere a Moldenhauer, ma quando li becchi... Beh, tutto bellissimo ragazzi, bellissimo. DLC la vengo buia per Uvian, perché sono 5 nuovi boss. Lui tra l'altro è uno dei diavoletti che il diavolo nella fase faccione ti introduce con le manine, no? Che ti tirano i teschi, che puoi anche parriare. Insomma, raga, è bellissimo. Ma c'è doppiato? L'avranno doppiato? Ti immagini? Eh sì, c'è doppiato. Non ci posso credere. L'hanno rubato, però. Fammi dire! Abbiamo bisogno di divertimento e avventura! Il cattivale? Cuphead, non sono sicuro. Sai cosa faccio quando non sono sicuro? È Garbolino uno! La posta in gioco! Che cosa diavolo significa? Sì! Wow.
Bravi, cazzo. Lascia che ti presenti alcune mie amiche. Fa la citazione Skeleton Dance. Non ci voglio credere. E il diavolo? Ciao. Satanasso. Hanno usato l'adattamento italiano. Vabbè, giusto, Satanasso invece di The Devil. Bello, Satanasso, mi piace tantissimo. Adoro quando scappano. No, hanno usato... Oddio, questa è la voce di... Cristo di... Ragazzi, aiutatemi, il doppiatore di Gollum. Vairano, esatto. Non è Vairano? Mi sembra... Rotolare i dodi! Vabbè, Ian Sante, ragazzi. Ero scelto Ian Sante per King Dice. No, non ci credo, raga. Basta, me ne vado. Basta, non ho scelto Ian Sante per King Dice, ragazzi. Ian Sante per King Dice era l'unica scelta plausibile. Raddoppiamo la posta in gioco! Io detesto quelle tazze. Volete passare una bella serata? Beh, sono doppiatori di Rick e Morty comunque. Noi abbiamo i guai! Davvero? Continuare a giocare! O continuare! Non c'è la storia a luce! Bellissimo in italiano, me lo vedrò in italiano sicuramente. La prenderò quella tazza. Tazzino. No, non è lui. Tazzetto. Bellissimo. È stupendo, cazzo. Porco due. Tutto perfetto, cazzo. Poi degli Ian Sant King Dice non me lo voglio perdere nemmeno morto. Nemmeno morto. Ricorda i corti di Topolino. Forse... qualcosa, cioè, una punta. Sì.